festeggia la liberazione del territorio nazionale dal nazifascismo. In effetti l'area era occupata dai nazisti, insomma con l'insurrezione partigiana, appunto poi si è arrivata a questo grande appuntamento. Un appuntamento che ovviamente è stato poi ricordato nel 1946 con il regio primo del principe Umberto II su proposta di Alcide De Gasperi e istituzionalizzato come festa nazionale nel 1949. È un primo passo per, voglio dire, una Italia più libera, più democratica, che insomma più europea, più forte anche nell'ambito internazionale, perché poi nel 1946 stesso ci fu il referendum tra la scelta tra la monarchia e la Repubblica, sapevamo tutti come andava a finire, ma un altro appuntamento ancora più importante sul dopo è venuto con l'attuazione della Costituzione, che poi insomma sono state sancite le regole per la convivenza nel nostro territorio nazionale. Una Costituzione che malgrado la data penso che sia sempre attuale, ci sono delle riforme in atto. Ovviamente fanno sempre bene perché come dire, gli ammodernamenti anche nelle regole istituzionali se sono adeguate, se sono se rappresentano effettivamente le esigenze delle persone e delle istituzioni, voglio dire, ben venga. Detto questo, ribadisco il ringraziamento al Procuratore di Casa, il Preside Mauro Polidoro, dirigente scolastico, e vorrei dare la parola al dottor Bronchi perché è venuto a Napoli a portare il suo saluto e oltretutto c'è un'esigenza di carattere elettorale politico lì a Napoli ed è venuto proprio per l'amicizia e l'affetto che ci lega. Una presentazione brevissima, il dottor Bronchi è uno di quelli che vive nel territorio, non è strano, non è cosa dire, non è strano questa realtà, come d'altronde i due magistrati che sono al mio fianco. Lui ha a casa qui a Ventura e nell'ambito del suo ruolo prestigioso, perché è stato segretario generale della Regione Lazio, ha lasciato un segno tangibile dell'attaccamento a questo territorio. Se il bascimento della Riviera dei Grandi è possibile, guardate, lo dobbiamo soltanto al dottor Salvatore Ronchi, quando circa 4 anni fa incontrammo gli operatori di quella realtà, si prese l'impegno, vuol dire, di un finanziamento per il bascimento di quella zona, insomma, un po' depressa, e questo finanziamento non solo ha avuto la luce, la fortuna che fosse investito nel nostro territorio, caro Salvatore, la gara c'è stata, è stata aggiudicata, poi per una questione come dire, di carattere di legalità burocratica è stata saltata, adesso sembra i fondi furono destinati, furono smistati ad altre situazioni, adesso sono ritornati. In ogni caso è stato un sopralluogo ultimo dove il contratto è stato firmato e i lavori dovrebbero iniziare dopo l'estate. Quindi diciamo che per l'estate 2017 anche la linea di Levante avrà un ambito presentabile. Salvatore Longhi, come dire, non si è limitato solo a questo. Salvatore Longhi alla comunità di Duccio, c'è qualche rappresentante della comunità di Duccio qui in mezzo, lo sa perfettamente la sensibilità che ha avuto quando il padre Antonio strada a dirsi lanciò la preghiera non al nostro Signore ma a Salvatore Ronchi, disse guarda, noi ci abbiamo questa chiesa messa male, dai possibilità ai fedeli della comunità di Ufo di venire a pregare, come dire, una questione non solo di sicurezza ma anche dal punto di vista del devoto e dei vicini. Anche sotto questo aspetto c'è stato un finanziamento da parte della Regione Lazio grazie a Salvatore Ronchi, i lavori sono stati fatti e adesso diciamo che i rappresentanti possono potersi questa struttura modernata, rimodernata, ristrutturata e quindi come vedete la politica del fare c'è da che. Detto questo accogliamo con un caloroso applauso il dottor Ronchi. Grazie, buongiorno a tutti voi. Stare qui stamattina è perché evidentemente si sente il bisogno di incontrarsi, di sostenere la mia coalizione e di affrontare proprio nella giornata di oggi un tema essenziale, perché se è vero
che il 25 aprile viene ricordato come il giorno della liberazione, dobbiamo anche dirci che però la vera libertà in questo paese non lo abbiamo ancora conquistato, perché la vera libertà significa l'attuazione, l'applicazione del rispetto della Carta Costituzionale, significa il rispetto dei diritti dei pensionati, dei giovani, dei cittadini. Ma quando comincia a mancare il lavoro, quando comincia a mancare il sogno del futuro, quando continuiamo a vedere i nostri giovani cercare future e fortuna in altri luoghi, manca la democrazia, manca la libertà. Io sono qui perché Maurizio Patrignani rappresenta per me il principio fondamentale del tuo governo. Se io, nella mia qualità di segretario generale della Regione Lazio, ho fatto degli interventi sul mio intorno e solo perché e non era sindaco e non c'era campagna elettorale, solo perché Maurizio Patrignani, che ama la sua città, me l'ha chiesto, me l'ha supplicato proprio tutti i giorni che veniva a trovare affinché la Regione intervenisse in maniera concreta e seria, non per lo spiegazione dell'interale, ma per questioni che riguardavano l'interesse generale. Lì io ho apprezzato l'uomo,